Siamo all'ospedale San Gerardo di Monza e ogni giorno l'unità di crisi si riunisce per affrontare l'emergenza coronavirus. Tra i punti in agenda, quello di fare i tamponi al personale sanitario. Quindi 500 dipendenti nell'arco di una settimana sono compatibili dal punto di vista dei kit a disposizione, sì o no? Nell'arco di questa settimana sì. Ok. Tutto per offrire la massima assistenza ai pazienti. 69 ricoverati avevamo all'8 di marzo, il 23 di marzo 330 e qui il 29, quindi ieri quando ci siamo riuniti eravamo a 450, quindi i dati, anche se siamo sempre sul chi va là, indicano una riduzione dell'incremento. Dà la possibilità all'ospedale un attimo di rifiatare. Questa è la zona filtro, qui adesso noi ci cambieremo e ci vestiremo per poter entrare dentro con i pazienti. Tutto quello che stiamo facendo serve per l'incolumità degli operatori. I pazienti hanno un isolamento di corte, vuol dire che qua dentro ci sono solo pazienti Covid. Per seguire i casi più critici, la terapia intensiva è passata da 25 a 100 posti letto. Questa piastra qui, questa prima parte, contiene 18 malati. In questo caso stiamo ancora utilizzando un ventilatore d'anestesia. Quello non è un ventilatore classico da terapia intensiva, è una macchina d'anestesia che però noi abbiamo riadattato per questi pazienti qua. Appena avremo le macchine, ne stanno arrivando tante, li sostituiremo con ventilatori da terapia intensiva, ma intanto, come si dice in Lombardia, piuttosto che niente, le mai piuttosto. Questa infezione, questo tipo di insufficienza respiratoria vuole 2-3 settimane, non fa sconti e non si può neanche accelerare, si acceleri come dei boomerang i pazienti tornano indietro, quindi bisogna avere pazienza. Nella sua carriera si è mai trovato di fronte a una situazione del genere? No, né io né tutti i miei colleghi, perché penso che una cosa del genere solo in guerra, e noi siamo una generazione che viva Dio la guerra non l'abbiamo vista, assolutamente no, è un'esperienza nuova per tutto il mondo occidentale, non solo per Monza. Come vedi ci sono anche molti pazienti che sono proni, a pancia in giù, questa è una procedura ovviamente molto importante, direi salvavita. In questo momento hai la netta sensazione chiara della quantità di persone, cioè del volume enorme di persone che riesci a salvare. Sono molti pazienti che sono ricoverati nelle ultime settimane, sono pazienti anche giovani. Nella prima fase dell'emergenza abbiamo ricoverato pazienti anziani, adesso l'età sta scendendo, quindi tu sai che stai salvando un paziente che non avrà esiti, non avrà reliquati e avrà una lunga aspettativa di vita. Quindi questo sicuramente è l'essenza del nostro mestiere. La mia vita è cambiata a casa, è cambiata perché non vedo i miei genitori da un mese. Ho dei figli, ho due bimbe a casa che mi vedono a 4 metri di distanza e ormai sono abituato a vedermi con la mascherina, quindi dal mio punto di vista la cosa principale è proprio gli affetti quotidiani. E a diventare parte della famiglia dei ricoverati sono proprio gli infermieri. Chi è a casa è spaesato perché non sa e non può immaginare quello che succede in un ospedale, per cui c'è una persona che arriva in ospedale perde totale contatto con il mondo esterno e il mondo esterno non sa cosa accade, cosa ti succede e quindi cioè, loro vogliono sapere se stai bene, dove sei e soprattutto se sei ricoverato in terapia intensiva. Ci chiede se si è svegli, se c'è uno stato di sofferenza per il proprio congiunto. Ci si interroga tanto perché comunque guardiamo tanta sofferenza, cioè questa è una malattia atroce, cioè una malattia che ha un'evoluzione veramente molto rapida. Abbiamo l'opportunità di essere utili, fattivi, tutti lo fanno. E il nostro impegno è cercare di dare a tutti il posto di terapia intensiva che meritano. E ci stiamo riuscendo. Questa non so fin quando terrà l'adrenalina, abbiamo tutti chili di adrenalina in corpo.
Mi sembra inesauribile, per fortuna.